Presicce, in provincia di Lecce, a 18 km da Santa Maria di Leuca, la sera gli ipogei aperti e quindi visitabili per i turisti. Come vedete dalle immagini, un gran flusso di turisti, una partecipazione, una promozione di queste ricchezze storiche del territorio, nonché la promozione appunto del territorio stesso, l'attività, l'azione di marketing territoriale. Ci spostiamo a Taranto, gli ipogei, ce ne sono tantissimi, tristemente e miseramente chiusi. Questa è la differenza tra Taranto, amministrata da Melucci, una città di 180.000 abitanti, e Presicce, un comune che non arriva neanche a 10.000 abitanti. Vedi, Rinaldo Melucci, questa è la prova provata del fallimento della tua amministrazione. Stessa cosa dicasi per il vice sindaco Manzulli, lui parla di sentiment, parla di questo appeal, di questa attrattiva che dovrebbe avere Taranto. Ma quale attrattiva? Taranto c'ha l'attrattiva, siete voi che fate scappare i turisti, perché quando il turista passa davanti a un ipogeo e se lo trova chiuso, cosa deve pensare? Deve pensare che Taranto è una bellissima città, che ha una tradizione storica, ha delle ricchezze storiche fantastiche e che però è amministrata da dilettanti allo sbaraglio, sempre dal punto di vista politico. Questi sono i risultati. Allora, caro Melucci, caro Manzulli, venite a lezioni proprio di amministrazione qui in questo paesino, prendete lezioni dal sindaco, dall'assessore alla cultura e imparerete che è importante avere gli ipogei aperti, è importante, significa veicolare la storia e quindi attraverso questa capacità di veicolare la storia far davvero crescere ed esplodere il turismo. Qui a Presicce abbiamo gli ipogei aperti, a Taranto abbiamo gli ipogei chiusi, magari sommersi dai rifiuti e dall'immondizia. Capito, sindaco Melucci?